Stamattina mi sono svegliato. dice Gianfranco, giustamente ti sei svegliato e ho pensato a cosa dire all'inizio di una presentazione con un autore che rispetto, che stimo moltissimo, perché è difficile presentare qualcuno ed è difficile parlare di libri che ci piacciono. Ed è difficile parlare di letterature, perché la verità è questa, che si possono dire tantissime cose, ma le cose essenziali sono poche ed è difficile centrarle. E chiedendomi cosa poter dire, quale incipit dare a questa presentazione, ho trovato una bellissima citazione, secondo me bellissima, perché in qualche modo c'entra e non c'entra. E ve la leggo, è di Peter Greenaway. E dice: "Al cinema non vado più. Lo trovo noioso, schiavo, com'è, del testo letterario. Perseguo un'altra visione, tutta basata sull'immagine, che presto sostituirà la parola scritta, che da 8.000 anni ci domina." E Peter Greenaway dice il contrario di quello che penso per quanto riguarda la letteratura e soprattutto il contrario di quello che penso riguardo al lavoro di Gianfranco, al lavoro dell'autore. Totale, dell'uomo che scrive per il teatro, che scrive per la televisione, per un certo tipo di televisione finché si può fare e che poi decide di prendersi i suoi tempi, non è l'autore che pubblica continuamente, non è l'autore che ha la necessità di scrivere anche quando non ce n'è bisogno, è l'autore che sente, secondo me, il desiderio di farlo e lo fa e questo lo si legge, lo si capisce. Pulsa dalla pagina di Gianfranco. E la cosa da dire, la prima cosa da dire è che in Principessa c'è un rapporto splendido tra la nostalgia romantica di cui Gianfranco è un appassionato, o almeno a me pare così, che traspare dai suoi libri, da questo ricordo appassionato di una musica che in pochi ascoltano, di locali fumosi che non esistono più, di decenni che ormai sono trascorsi, sono passati. Ed è uno dei punti in comune tra i suoi tre romanzi, tra il primo che appunto ha scritto un po' di tempo fa, l'ultima è stata in città, e il secondo che ha scritto poco tempo fa, che è Privati Abissi. E questo terzo romanzo, che è Principessa. Parlami della tua idea di nostalgia, Gianfranco. Di nostalgia. Sì, ho letto da qualche parte e l'ho messo all'inizio di Principessa una cosa che mi ha convinto subito. Il romanzo è una forma di nostalgia. E, per me in effetti è così. Tra l'altro io mi sono accorto di diverse cose scrivendo soprattutto gli ultimi due libri. Che sono tutti rivolti verso il passato, no, Principessa non tanto, ma gli altri sì. E che mi serve, vedo che il modo per poter esprimere la nostalgia è anche l'uso del verbo, l'imperfetto, perché il presente mi sembra troppo rapido, troppo. Anche abbastanza facile, insomma. Il passato remoto è lo stesso, molto, molto dinamico, no? Mentre l'imperfetto è quello che serve di più per usare la nostalgia. Così come mi sono accorto per esempio di fare a meno dei dialoghi, forse perché ne ho scritti tanti, ma anche lì il dialogo ha un tempo presente, ha un tempo dinamico, mentre quello che sto cercando, quello che mi piace fare con i libri, non è dinamico, è appunto un'impronta nostalgica.
Perché è così non lo so, perché mi piace farlo così. Poi, se no si scrivono altre cose, si scrivono le sceneggiature, si scrivono certe volte anche i racconti. Vabbè, insomma, è così. E che c'è una certa idea di letteratura che emerge da tutto ciò che ho letto di tuo, e ha a che fare con nomi altisonanti come i grandi nomi del noir, come gli inventori di un certo tipo di letteratura, che è proprio quella letteratura della nostalgia, che usa l'imperfetto in effetti, in alcuni casi, non sempre. E io mi riferisco a Chandler, per esempio, di cui leggo, trovo qualcosa nella tua letteratura. E in Principessa, per esempio, l'intreccio si basa su una vicenda abbastanza semplice, se vogliamo sintetizzarla, se vogliamo fare una sinossi. Si parla di un corriere che trasporta un bene prezioso per qualcuno o per molti, cioè una sostanza stupefacente, e che arriva a Milano da Dortmund, dalla piovosa Dortmund. E piccola noticilla, in tutti i romanzi di Gianfranco c'è questa carta pervasa dalla sensazione del tempo che attraversa gli avvenimenti e delle atmosfere che li accompagnano. C'è una teatralità della scrittura che rispetta questo codice, questa ritmica. E quindi, dicevo, il personaggio, il corriere, arriva a Milano e ha un problema, perché il ricettore, colui a cui deve consegnare in cambio di contanti la sostanza, non c'è, e deve trovare un alloggio, e l'alloggio è inseguito, la guerra con i russi sul mercato, lui è inseguito e deve nascondersi, è senza soldi, perché deve dei soldi tra l'altro a dei biscazzieri, ed è quindi preda sia dei cacciatori di corrieri dei russi, sia dei biscazzieri a cui deve dei soldi, per cui va a nascondersi in una stanza d'affitto e capita presso, in periferia, in un palazzo di periferia, di una periferia borghese, di una periferia accettabilmente, economicamente non malmessa, insomma, borghese, così, di impiegati metropolitani, eccetera. E in questa casa il proprietario di questo piccolo appartamento, ci sono due stanze e un soggiorno, che di giorno fa il tecnico in un'azienda, e lui scopre che la sera invece si traveste e va a battere. Allora, questo personaggio, tra l'altro, è anche bello, è nobile, di grande gusto, con la passione per il passato che si rispecchia in casa o anche nei film, un appassionato dei film degli anni 40, dei noir, eccetera. Per cui la sera si traveste e diventa anche lì un travestito con un suo rigore, insomma, con una sua eleganza, pelle nera, non... E allora decide che stabilisce che questo suo padrone di casa deve avere dei soldi nascosti da qualche parte, che non può essere altro che la sua stanza da letto, che lui chiude sempre con molta cura. E allora decide che, appunto, intuendo che possa avere un malloppo dentro la sua stanza, comincia un'opera di seduzione per fargli aprire la porta della sua stanza, per essere ricevuto nella sua stanza. E sarà un corteggiamento molto, molto difficile, molto duro, lungo, che lui fa un po' come una tela di ragno, insomma, intorno a questo. E poi succedono cose che solo in parte hanno a che fare con il noir, con gli inseguitori, eccetera, perché in realtà è la storia del rapporto tra questi due, con esiti che credo abbastanza sorprendenti, insomma. Anche lì forse c'è della nostalgia dentro. In effetti sono tutti dei personaggi, mi ha fatto notare qualcuno, che non sono all'altezza del loro passato,
ma il loro passato è determinante per quello che sono nel momento in cui avviene la storia. Credo di sì, che sia anche così. Quindi sono intrisi tutti e due i personaggi, sia il Corriere che il travestito, di questo passato di cui non sono all'altezza e che non riescono a saldare il conto, e quindi con le loro vite, e sono tutte e due relitti umani, insomma, sono con le loro infelicità, la loro insoddisfazione, e che sono i personaggi che mi piacciono soltanto i personaggi emarginati o autoemarginati. È lì che mi sembra che valga la pena di analizzare, di scoprire, di studiare, di cercare che cos'è la vita, perché è quello che sostanzialmente mi interessa, raccontare la vita, insomma. E la vita di un capitano di industria non mi commuove particolarmente, insomma, mi piacciono queste persone che ci girano intorno, ma sono degli emarginati, sono i migliori rappresentanti di quello che può essere l'essere al mondo, sono quelli che vale la pena di raccontare, di amare anche. Basta. Sì, è una letteratura che parla di uomini che sono simili a piccoli Ulisse, che non hanno un'Itaca, non sanno che altro fare tranne che decadere, quindi si ritrovano a fallire prima o poi, quasi sempre nella vita, e tu li racconti, prendi spunto dalle loro vicende, dalle loro vite, e quello che hai fatto in ogni libro, mi pare, è proprio questo, e crei una storia intorno a una storia che è sempre simile a se stessa, ma sempre nuova, perché non sono i percorsi dei personaggi ad attirarti moltissimo, quanto le declinazioni che hanno sulle loro identità, quanto li cambiano nel percorso, mi sembra, quanto ogni volta le difficoltà li portino a migliorarsi, nonostante sia difficile arrivare alla fine migliorati, perché le cose sono tragicamente difficili, e c'è qualcosa di eroico nella tua letteratura, una ricerca dell'eroico, ma è un eroico differente da una definizione classicheggiante, diciamo, lo dici tu stesso. Vorrei solo leggere un pezzettino a proposito anche del modo in cui descrivi i contesti in cui ambienti le scene dei tuoi libri. La nebbia che arrivava dal canale continuava a premere contro la vetrata, quando con il bicchiere in mano ero tornato a guardarla, spedendo dall'altra parte della vetrata brevi ombre di qualcuno che con un pullover a losanghe e contando con cura dei soldi sul tavolo di un soggiorno arredato da vecchi mobili dava inizio alle sue ultime 3 settimane di vita. Qualcuno che una notte di nebbia rientrava precipitoso e ansante nel suo appartamento per poi ricomparire con un kimono nero a guardarmi spaventato dalla soglia di una porta. Qualcuno che dopo un'amara prestazione professionale nella nebbia di un parco tornava a casa offrendo al freddo e alla nebbia un eroico profilo e collo e braccia nude come in un'espiazione. Qualcuno che immobile in mezzo a una stanza da letto filtrava come una clessidra la decina di minuti di vita che gli restavano. Qualcuno che per una volta, invece di indossare professionali abiti femminili, aveva indossato abiti maschili solo per andare a morire nella nebbia. E quello è la vita dei personaggi che diventa vita vera. Racconti il degrado in cui spesso ci troviamo a vivere e che difficilmente riusciamo ad affrontare, e lo fai però con questo stile, con questa maestria, con questa capacità di condurre il lettore ritmicamente, anche attraverso aspetti fisiologici dell'arte del narrare, come in Privati Abissi, per esempio, in cui la ritmica della parola è quella del cuore,
Sì, credo che questo sia il discorso più importante, che sostanzialmente non conta quello che racconti, racconta come lo racconti. Puoi raccontare qualsiasi cosa, insomma, l'importante è come lo racconti. È una cosa, prova a amiamo Chandler, per esempio, prova a raccontare un romanzo di Chandler, non ci riuscirai mai. Però hai dentro la sua voce, il suo stile, è quello che ti rimane dentro, sempre. Prova, anche nel cinema, prova a raccontare un film di Leone o un film di Fellini. È impossibile, ti rimangono quelle immagini, quei ritmi, quei tempi, quelle musiche. È questo, è la voce che racconta, che conta. Poi la narrazione, i fatti, è tutto relativo. Conta soltanto ed esclusivamente lo stile. E c'è una grande, in questo momento, una grande indifferenza verso lo stile. Tutto viene raccontato in gran parte, non certo con Filippo Tuena, che è uno che lavora sullo stile. Ma sono tutte cose, leggi, cose che sembrano dei trattamenti televisivi, insomma, il linguaggio è piatto e non è una questione di ricercatezza o di snobismo, no, è che è la parola che ti dà l'emozione. Io non so, mi dicono, per esempio, ma com'è che abolisci i verbi? Dico, come abolisco i verbi? Poi mi fanno degli esempi, dico sì, è vero. Allora, uno entra in un bar e dice, il narratore dice, buoni posti i banconi bar per ricordare. Non ci sono verbi, questa è la frase. Se tu provi a mettere il verbo, i buoni posti, erano buoni posti i banconi dei bar per ricordare, non è la stessa cosa. Il verbo è inutile, toglie immediatezza e toglie anche visionarietà a quello che stai raccontando, rallenta e no, invece, perché, e questa è un'altra cosa curiosa, io racconto molto per immagini. Si vedono, no? Quello che mi dicono, ecco, le tue storie si vedono, i tuoi personaggi si vedono. E la cosa che mi stupisce anche, che non è che penso al fatto di far vedere quello che sto scrivendo, perché piuttosto seguo invece una musica, un linguaggio che è una musica, per cui l'istinto è musicale, io faccio tutto ad orecchio, pare che abbia un orecchio particolare, una volta me l'ha detto un musicista, che ha una cosa che si chiama l'orecchio assoluto, e io faccio tutto, qualsiasi cosa faccia, è distinto, è a orecchio. La cosa che mi colpisce, mi sorprende, mi diverte, è che uso a questo punto un istinto musicale per far vedere delle immagini, e questo mi sorprende e mi diverte anche. E sorprende anche il lettore, Gianfranco, perché c'è proprio questo di bello, è una musicalità che non è vuota, e infatti perché non è vuota? Perché spesso nei tuoi scritti compare la poesia, c'è qualcosa a che fare con la poesia sempre, in un modo o nell'altro, ma in modo guardingo, quasi vergognandosi, dicendo che la poesia è bella, la poesia è necessaria, ma facendolo con umiltà. Ecco, io trovo che la tua prosa sia una prosa poetica, non ho altre definizioni. E un'altra cosa che rintraccio, che dicevo prima, è la teatralità della tua scrittura. E questo ha a che fare anche con il tuo lavoro, con ciò che hai toccato con mano, con le tue esperienze, con il fatto che hai lavorato
in teatro, che hai scritto per il teatro, che hai vinto dei premi con il teatro, che hai scritto per la televisione, hai scritto grandi sceneggiati quando gli sceneggiati si facevano, quando non c'era la fiction, come dicono alcuni, c'era lo sceneggiato, che era letteratura, almeno sullo scritto. La drammaturgia a teatro è letteratura teatrale, e la sceneggiatura di uno sceneggiato era pura letteratura. E tu hai lavorato in Rai finché, mi hai detto tempo fa, si poteva fare, finché questi prodotti, che non erano soltanto prodotti ma erano anche opere che coprivano il concetto di bellezza, si occupavano di bellezza, avevano stile, dicevi prima, e si interessavano ancora a quest'idea dello stile, ecco, fino a quando questo è stato possibile tu lo hai fatto, hai provato a farlo, ci sei impegnato, e poi hai deciso di aprire un teatro. Sì, quegli anni in cui non facevo parte, ero un collaboratore e ho fatto un sacco di sceneggiati. Perché? Perché mi venivano bene, perché mi divertivo a farli, era un linguaggio, a scrivere sceneggiature è molto facile, perché ti adegui al linguaggio e fai un servizio, un film non è... Nonostante, sì, per fare un film ci vuole una buona sceneggiatura, dicevano io. Però poi alla fine è sempre un servizio, no? Quello che conta è l'immagine. Allora devi tenere presente, forse mi aiutava anche il mio gusto per le immagini, che continuo ad avere, può essere. Si poteva fare delle buone cose, cioè... tu leggevi un romanzo, non so, Martin Eden, un romanzo che nessuno che voglia fare lo scrittore può non aver letto, perché, il buon Jack London e soprattutto Martin Eden. Allora mi presentavo alla Rai dicendo facciamo Martin Eden, e questi mi dicevano vai a casa e scrivi, questo era il discorso. La promessa di Dürrenmatt. Beh, facemmo, Dürrenmatt non voleva dare i diritti perché era uscito un film tratto da questo suo splendido, splendido libro, bellissimo. L'avevano fatto gli svizzeri, era una schifezza terribile, non voleva più dare i diritti. Ma io invece ero talmente convinto che dissi alla Rai, io faccio la sceneggiatura, non facciamo contratti, non mi pagate, eccetera. Fatela leggere a Dürrenmatt e vediamo che cosa dice. E Dürrenmatt mandò una lettera che mi fece molto inorgoglire, in cui diceva che la sceneggiatura era molto buona e che quindi cedeva i diritti. Quindi potevi avere questo tipo di soddisfazioni, o scoprire per esempio Oriani. Oriani è uno scrittore strepitoso, è uno scrittore italiano degli anni 20, che è all'altezza di Flaubert o giù di lì, insomma, è veramente uno scrittore strepitoso. Ebbe la provinciale, scriveva di province, di cose, soltanto che ha avuto la sfortuna che Mussolini ha fatto la sua opera Omnia e l'ha presentata lui, e quindi è stata una specie di pietra sepolcrale messa sui libri di Oriani. Per cui Oriani nessuno sa più chi sia. Però io leggo un romanzo di Oriani che si chiama Gelosia, che era molto bello, potevo andare alla Rai e dire allora c'è questo scrittore che ormai nessuno considera più. Però facciamo la storia è questa, così facciamo. E mi dico, vai a casa e scrivi. Ecco, allora capisci che era molto, molto divertente fare le sceneggiature così, insomma. È solo che quel mondo lì non c'è più. Dopo il teatro, finiti 10 anni di teatro, sono tornato a fare un paio di sceneggiature. Ma mi sono trovato in un mondo... Se facevi per esempio una di queste serie, Il Capitano, mi pare si chiamasse, eccetera, allora c'erano due gruppi di sceneggiatori, per cui uno faceva la storia poliziesca e l'altro gruppo di sceneggiatori faceva la storia dei rapporti personali dei poliziotti, fidanzamenti, tradimenti, le cose. Cioè, ma che senso ha scrivere una storia in
in questa maniera, no? Beh, fatevelo voi, insomma, non... Per cui non si può, non... quegli sceneggiati lì sono morti ma non sepolti. Stranamente, uscito l'anno scorso, Ritratto di donna velata, che era questo, la prima sceneggiatura che ho fatto per la televisione, è uscito in DVD con un giornale. Beh, ho saputo che c'erano delle signore, forse anche di una certa età, non lo so, che però, siccome erano 5 ore di sceneggiato, che si radunavano a casa dell'uno o a casa dell'altro e si vedevano una volta alla settimana una puntata. Per cui, vabbè, ecco, soddisfazioni di questo genere. Ecco, oltre al fatto che venivi pagato è anche bene, insomma. Adesso è proprio impossibile perfino immaginarselo, soprattutto essere pagati bene. E poi c'era la scelta delle storie, come dicevi prima. La possibilità appunto di parlare di letteratura, di raccontare libri che ti erano piaciuti, autori che avevi amato. Certo. E come immagino sia stato per te nel teatro? Dunque, per il teatro io detestavo il teatro, mi annoiava mortalmente, non ci andavo mai. Nel momento di crisi delle sceneggiature, che non mi interessava più scriverle, eccetera, un mio amico che aveva il festival, dirigeva il festival di Todi, mi disse: ma perché non scrivi una cosa per il teatro? Perché non mi interessa, perché non... Vabbè, insomma, non mi andava. Ma dai, e provaci così. Non avevo niente da fare e ho detto, vabbè, ci provo. E rubando l'idea della telefonata di Anna Magnani, come si chiamava, la voce umana, dico, prova a fare una voce umana al maschile, un uomo che, tradito dalla moglie, parla al telefono con la moglie. Tutto qui, un monologo. Però ormai avevo un'esperienza di sceneggiature, per cui le sceneggiature, per esempio, insegnano questo: devi capire subito cosa sta succedendo, chi è il protagonista, cosa gli è successo prima, cosa gli potrebbe succedere. Sono cinque, in qualche maniera, sono le cinque W del giornalismo, no? Il when, where, eccetera. Mi sono accorto che comunque, qualunque cosa faccia io, forse dipende dal mio inizio di giornalista, ho sempre bisogno di dire subito chi, il chi, come, dove, quando e che cosa. E dare una suspense, perché non si può raccontare niente se non c'è suspense. Non si può raccontare nulla. Allora tu metti una situazione, che a questo punto è una situazione, un interno, no? Metti una situazione di sentimenti, di rapporti, eccetera, la prepari, la devi far capire subito, dopodiché che cosa succederà? E questo è fondamentale per qualunque cosa si scriva, qualunque storia si scriva, deve esserci cosa succederà. E può succedere che se tu crei bene una tensione, l'accensione di un fiammifero al momento giusto, coi tempi giusti, tra una battuta e l'altra giuste, può essere più esplosiva e travolgente di qualsiasi inseguimento d'automobile. E questo è il bello. E questo è il bello del teatro. È la cosa che si... Difatti, quest'uomo al telefono, a un certo punto, la gente era presissima e voleva sapere che cosa succedeva con questa moglie, insomma, no? E poi in effetti qualcosa succedeva. Ecco, questo mi pare fondamentale per qualsiasi cosa si scriva. Io sono molto contento quando mi dicono: leggevo il tuo libro, chiedendomi continuamente come va a finire. Sembrerà banale, ma è la cosa che mi fa semplice, ma è la cosa che mi fa più piacere. Ed è anche la cosa più difficile da riprodurre. Ma io, come molti, sono tanto curioso di un percorso letterario, perché giustamente noi siamo lettori, scrittori, e amiamo anche ciò che c'è dietro la letteratura. E quando veniamo a contatto con uno scrittore che ha lasciato scorrere molto tempo tra la sua prima opera sotto forma di romanzo e la seconda, come hai fatto tu,
vengono fuori nomi, nomi particolari. Per esempio io pensai a Harry Roth, che era lo scrittore di Chiamalo Sonno, che pubblicò poi 60 anni dopo, ormai anzianissimo, il suo ultimo volume. E la cosa più difficile secondo me da enunciare in questi casi, ma bisogna farlo, è come nasce l'esigenza per te di scrivere. Lo fai veramente perché hai l'esigenza di farlo, perché senti il bisogno di farlo? Perché se dopo 30 anni pubblichi un secondo romanzo e lo fai solo dopo 30 anni... Vabbè, lì è stato un fatto nevrotico, perché è uscito questo libro che era andato molto bene, eccetera. Poi, ci sono, come al solito, il problema sono gli editori. Aveva venduto 17.000 copie nei due mesi estivi di luglio e agosto. Poi la Garzanti, ma sai, qui c'è Garzanti che è stato lasciato dalla moglie, non si capisce più niente, eccetera. Non sapevano neanche quanto avessero venduto, sono andati a vedere nei libri e ha detto, beh, ma ha venduto tutto, ho capito. Allora ristampatelo, fate qualcosa. Cioè, ero disposto a fare una, forse, credo, non lo so, un'attività di scrittore, un lavoro di scrittore. Invece non accadde niente. Inoltre io avevo bisogno di guadagnare, avevo mogli, insomma dei casini, avevo bisogno di guadagnare e c'è stata questa possibilità di lavorare, di scrivere le sceneggiature, per cui mi sono imbarcato in una cosa che è durata appunto 20 anni, 25, e andava benissimo, ma mi andava benissimo, mi procurava soldi, mi permetteva di scrivere ogni tanto qualcosa per conto mio, ma soprattutto, non è soltanto questo, il fatto nevrotico è che io avevo deciso, per me scrivere significa anche pagare dei debiti con gli scrittori che mi hanno fatto venire voglia di scrivere, e avevo deciso che il mio secondo romanzo doveva essere Il mio sole sorge ancora, no? E o quello niente, perché non era così, a parte il mio debito che sarà fino alla tomba con Hemingway. Non, sia per il suo stile ma soprattutto per il suo atteggiamento morale nei confronti della vita, il famoso avere grazia quando sei sotto pressione, no? E la Piazza Navona degli anni 60, la Roma degli anni 60 era in qualche maniera somigliante alla Parigi degli anni 20. Per cui si poteva fare, potevo pagare il mio debito segretamente, poi nessuno ha mai nominato Hemingway, poi leggendo il libro, no? Però era un debito mio. Non riuscivo a trovare il modo di raccontarlo, era solo un fatto di linguaggio, non trovavo il linguaggio giusto per raccontarlo. Gli davo degli assalti continuo e non c'era niente da fare, non veniva, facevo 30 pagine, poi mi mettevo a riscriverlo dall'inizio, le 30 pagine in seconda, in terza, in quarta stesura erano identiche alla prima ed ero convinto invece che fosse così, per cui era esasperante. E allora tanto potevo fare le sceneggiature e poi arrivo al teatro anche. Erano tutti modi di fuggire da questo di prendere fiato in questa lotta appunto nevrotica che è stata. Per questo è passato tanto tempo, finché le cose si sono messe in maniera miracolosa, per cui sono riuscito poi invece a finirlo, a scriverlo. Ecco perché è passato tanto tempo. È stato un fatto nevrotico e poi la necessità di vivere. Sono sempre convinto che la cosa più importante dello scrivere sia il vivere, il viversi la vita, questo è fondamentale, è quello che, anche perché un tempo si diceva prima vivi e poi scrivi, perché si pensava appunto che uno dovesse avere delle cose da raccontare. Adesso mi pare che non vada più tanto così, adesso è prima scrivi e poi vivi, come insomma vivi scrivendo. L'esperienza personale conta molto poco, conta l'esperienza di quello che vedi al cinema, di quello che leggi, se leggi bene, e neanche, perché poi mi pare che questi scrittori, gli scrittori si legano tra di loro più che altro, mentre sono convinto che uno scrittore vero debba vedersela solo con gli scrittori morti e non con il vicino di stanza della tua casa editrice.
Sì, questa necessità della scrittura, il modo in cui l'hai argomentato, ecco, è molto vicino al modo in cui io vedo le cose, nel senso che vedo tanta produzione e poi se ne parla tantissimo, si critica facilmente, però credo che chi ha più esperienza nel campo della scrittura, quindi chi può essere considerato, per quanto mi riguarda, un maestro, nel senso che indica veramente la via, no? E perché in qualche modo è stato su una barca, per utilizzare metafore corradiane che a te piacciono, e è importante che lo dica, è importante che lo faccia capire, perché in effetti abbiamo bisogno di scrittori che lavorano sull'esperienza della scrittura, sulla sua sacralità. Hai detto un grande scrittore come Conrad, se non avesse fatto il marinaio per 30 anni che cosa scriveva? Capisci? Devi avere cose tue da raccontare, certo. E quindi io ti ringrazio per questo intervento, per questa presentazione, ma soprattutto per la trasmissione che credo i tuoi libri riescano a produrre in chi li legge, di ciò che è bello per te, è bello anche per me, ma non è detto che lo sia per tutti, ma almeno per noi lo è, nel mondo della letteratura, della musica, ma soprattutto in una certa visione di come le cose vanno e di come è giusto vederle, del fatto che non bisogna comunque abbandonare mai quella grazia minguiana, no? Di cui parlavi, come in quel racconto, un posto illuminato bene, dove un uomo distrutto da una giornata tragica si ritrova a parlare con un barman a fine serata, condividendo con lui le sue pene. Io ringrazio Gianfranco. Va bene, no, volevo dirti, per rito, no, adesso ridevamo perché abbiamo scritto dei racconti sul Martini con Filippo, con Carolina, eccetera, uscirà questo libro e ci stiamo divertendo a scrivere, avere questo tema comune, no? E ci stanno venendo bene, quindi siamo contenti, perché lo facciamo per divertirci. Però l'ultima cosa, Hemingway lo amiamo, ma che cos'è poi, se cominci il posto pulito illuminato bene, è uno strepitoso racconto, ma se poi in tutta la produzione poi dovessi proprio scegliere qualche cosa, per quello che mi riguarda è quello sconosciuto racconto che invece Filippo credo e Carolina possono, che è Il grande fiume dai due cuori, è una cosa meravigliosa ed è semplicemente la storia di un giovane Nick che scende da un treno, c'è un paese bruciato, le cavallette sono nere, e va a pescare su un fiume, ed è un lungo racconto diviso in due parti, Il grande fiume dei due cuori, in cui non succede niente, non succede nulla, nulla, se non il fatto che lui pesca una trota ogni tanto e poi si fa da mangiare, ammonta la tenda, eppure c'è una tale vita dentro, cioè lo senti, sei lì con lui, l'emozione di cuocersi le uova, hai capito, su un focherello, l'emozione di guardare come le trote scodano controcorrente per rimanere ferme, è tutto dipende sempre da come scrivi, non quello che. Ciao. Il romanzo è una nostalgia, fu una forma di nostalgia. Grazie a voi.